Only Crabs, bici tanti ragazzi, io sono Mezzebossa e sono tornato con il 21esimo episodio della mia serie Let's Play su Pokémon Freedom. Allora ragazzi, ho controllato una piccolissima cosa off camera. Praticamente ho provato ad avvicinarmi a questa porta e mi dice la porta è bloccata. Allora ragazzi, cosa ho fatto? Sono uscito e rientrato dal Pokémon Market. Adesso non serve farlo, ragazzi, perché poco prima di iniziare questo episodio l'avevo già fatto. Deduco che questa frase serva per la missione. Non entri nel Black Market seguendo una route negativa come il magnate della costruzione o la missione ancora prima, che ho già dimenticato. Penso che sia per la missione della tipa del porto, insomma dello scalo di Petalipoli. Mi hanno riferito che si può fidare di te. Vuoi entrare nel Black Market? Sì. Ok, allora. Ok, è stato inaspettato, però mi sa che dobbiamo farlo. Curo la squadra? No, solo perché non ho voglia di salvare. E tra l'altro ragazzi siamo al 52% del gioco, del secondo episodio stavo per dire. Qui c'è una telecamera, lì c'è una grata e questo... Sede Black Market di Ferrugipoli. Se sei qui per errore non preoccuparti, sarà l'ultimo che farai. Ok, non è una grata, non è vero, sono dei fogli questi. E mi alzo un po' il volume delle cuffie che è troppo basso. Perfetto. Oh, ok. Ok. Passiamo qui in mezzo. Non succede niente, perfetto. Analizziamo un po' di cose che non posso analizzare. Oh, sono allenatori questi. Eh sì. No, la canzone originale. Questa è di quale gioco? Questa è di Heart Gold e Soul Silver. Oh oh, c'è qualche speranza che tu non sia un intruso? No? Sì. E poi partiva la canzone pam 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 pam. L'ho già dimenticata, però non importa, ragazzi. Sì, Waddle al 30. What? What? Perché li vedi così bassi? Velocizzati, prego, per l'amor di Dio, perfetto. Non so perché questi livelli così bassi. Cioè, eppure non stiamo facendo missioni in ordine errato. Starmie al 34, ma tanto qualsiasi mossa sarebbe andata bene. Forse Breccia no. Però, GG. Rodolfo, se il capo viene a sapere, posso dire addio a questo lavoro. Sapete cosa? Sembrano le reclute del team Plasma, del team Neoplasma. Ovvero quello di Nero 2 e Bianco 2. Ti è piaciuta la sorpresa quando sei entrato? Insomma... Tengo l'acceleratore, ragazzi, super pozione, a meno finché non sconfiggo tutti gli allenatori. Ehi, se vuoi fare affari con noi, questo non è il logo adatto. Guarda, lo sapevo. Clorinda, Nido Queen al 32. Sì, al 32 è legit averlo. Potresti averlo già al 20. In realtà ho sbagliato mossa. Veleno punto. Ah no, giusto, sono acciaio. Perfetto. Sgranocchio, qualsiasi mossa va bene, tanto non me ne frega nulla. Solo un Pokémon? No, Primplap! Oh no, Primplap! Uno dei miei starter preferiti. Perché danno normale, carineria? Ah, perché solo Empoleon è acciaio. Giusto, 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 giusto. Perfetto. Clorinda, tu non hai idea del lavoro che facciamo qui. Tra l'altro, ragazzi, mi è dispiaciuto un sacco prendere Infernape nella mia vecchia serie su Platino, perché tra i tre starter è quello che preferisco di meno, della quarta generazione, Diamante, Perla e Platino, però vi ricordo che l'ho scelto perché i Pokémon Fuoco che si possono trovare su Platino fanno uno più schifo dell'altro, davvero, ragazzi. Empoleon e Torterra, ragazzi, sono una cosa devastante. Niente porte o scale, noi siamo i criminali più moderni di Hoenn. Non mi ricordo se ho riparlato con Clorinda, ad Alfredo. Lo farò dopo. Venonat, ciao carissimo o carissima, perché è una femmina. Uno dei miei Pokémon coleottero preferiti, l'Orrepieto. Ok, due Pokémon, Snubbull. Sei folletto, giusto? Assolutamente sì. Ti one shotto che è una meraviglia. E perfetto. Ma non possiamo permetterci di Pokémon decenti. Due punti. C'erano due puntini alla fine. Di solito sono tre, di solito, ma non importa. Chissà cosa succederebbe se staccassi la corrente mentre venite trasportato. Oh mio Dio, non oso immaginarlo.
Senza noi a soddisfare le richieste dei nostri clienti, scoprirebbe il caos. Mi sa che hai ragione. Ora tolgo l'acceleratore. Io volevo leggere quel foglietto, però non me lo farà leggere mai. Non posso leggerlo. Ci sono 3 teletrasporti e un bel po' di cose da provare a leggere. Niente, ragazzi. Voi sapete benissimo questa sicuramente. Facendo il contrabbandiere si impara che metà del lavoro è aspettare. Sì. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. No, non è vero, non è vero. La pazienza è la virtù dei forti. Non ci sono più le mezze stagioni. E niente, ho analizzato tutto. Ora, io sono venuto da qua. Io ho ben 3 teletrasporti. Proviamo il primo, ragazzi. Che strana questa visuale. Non so cosa dovrei fare. Allora, parliamo con lui. Wow, non farmi del male. Io sono solo qui per gestire la logistica. Ah, ok. Ancora tu? Come te la passi? Ah, è buono lui. Cioè, per di qua non posso passare. Ora, un attimo. Provo un attimo le altre direzioni. Ho detto un attimo di più. Ah, sono bloccato, ragazzi. Praticamente questi 2 quadretti sono liberi per andare vicino al lavabo e a questa boccetta, ma qui non posso scendere. Vabbè, mi fa sempre strano, ragazzi. Oh my godness. Il capo ha promesso una promozione a chiunque sia in grado di raggiungere lo strumento al centro della stanza. Dopo diversi tentativi, credo di essere vicino alla soluzione. Sono certo al 100% che la pedana di teletrasporto, scusate, più vicina all'ingresso, è la prima da utilizzare. È l'unica pedana che non ti trasporta all'altro capo della stanza, quindi deve essere quella giusta. Mentre il resto degli spostamenti ancora mi confondono terribilmente. Ho provato tutte le combinazioni senza successo. Quanto parla questo? Non la destra, non la sinistra. Nemmeno l'alto e il basso vanno bene. Lascio qui i miei appunti per il prossimo malcapitato che intende risolvere il puzzle. Ti auguro buona fortuna. Ok. Quindi praticamente solo questa qua è buona. E se io scelgo questa? Ah. Mi teletrasporta. Ah, ho capito. Oh mio Dio. È una combinazione talmente... Allora, io ho accelerato, ragazzi. No, ho sbagliato. Anche questa in realtà non è male. Allora, provo ad andare su adesso. Non va bene. Provo a scegliere questa. No. Provo questa. No. E se riprovassi questa? Oh mio Dio, ce l'ho fatta! Ricominci... Cosa? Oh mio Dio, vabbè, ma me l'ha anche detto, ragazzi, il foglietto. Non va bene nessuna, non andava bene, quindi era per forza questa. Sono contento di me stesso, ogni tanto il mio cervello funziona. Allora, vediamo questa MT, ricominciamo. Di tipo normale, ovviamente. Una strana energia emanata dal Pokémon ricarica le mosse sue dell'avversario. È una MT interessante questa. Solo che troppo sgrava, sinceramente, da mettere in un gioco originale. Perché ricaricare tutte quante le mosse... Chi potrebbe impararla, giusto per curiosità? Chiunque, ok. Ok, perfetto. Potrebbe essere interessante. Comunque, ragazzi, ci siamo tolti una direzione. Proviamo ad andare per di qua, che è la terza rimasta... Ah, mi ha visto. Un intruso, sicurezza. Ah, giusto, sono io la sicurezza. Ma scusami un attimo, se il tizio mi ha fatto scendere, mi ha fatto... Clelia? No, non è niente, non c'entra niente, ragazzi. Ho fatto un misto tra Clelio e la ragazza del fiorista. Ho sbagliato mossa perché parlo e mi distraggo. Vabbè che non cambia niente, tanto. Cosa volete che mi facciano questi Pokémon a metà livello del mio? Cioè, dai, voglio dire, figa. Meryl è un Pokémon interessante, se ha ovviamente macro forza. Diventa molto forte, ragazzi. Questa non me la dimenticherò. E nel frattempo, se della pulizia, credevo avessimo un accordo. No, non sono della pulizia. Tra l'altro dovrei avere anche un bel gruzzoletto. E tu che ci fai qui? Chi ti ha fatto entrare?
un tuo collega Abele Carnivine, Carnivine, il Carnivine di James. Questa volta non sbaglio mossa, così almeno risparmio qualche secondo prezioso. E cos'altro posso dire? Palpitoad, ecco. Allora, Palpitoad e la sua evoluzione Sismitoad è un Pokémon caruccio, però statisticamente fa schifo, ragazzi. Se volete un... Se sei qui per fare affari, basta dirlo. Più o meno. Non vi capisco voi giovani d'oggi. I nostri prezzi sono equi. Cosa avete da lamentarvi? Non c'è lavoro. Scusate. Dicevo, Sismitoad ha un ottimo typing acqua-terra, come Swampert, è il primo che mi viene in mente. Però statisticamente fa abbastanza schifo. C'ha un'ottima vita e un leggero attacco. Non mi ricordo se fisico o speciale. Però potevano farlo un po' più forte, ragazzi. È una piccola nota. Troppo avanti questa direzione. Troppo avanti. Meglio tornare indietro, tenendo l'acceleratore. Un piccolo. Come si può dire? Una piccola lamentela che è da anni che va avanti. Perché Sismitoad è un buon Pokémon, però statisticamente fa pena. Impara anche delle ottime mosse, ragazzi, anche gran voce. E per di qua non posso scendere. Toglierei l'acceleratore per questa zona. Vediamo un attimo fino a quanto posso andare avanti. Oh, uno strumento? Cos'è? Rocciotomba. Chissà quanta potenza acqua. E è scomparso un Oxato, è scomparso. What? Un attimo. No, un attimo. Ah, ok. Pensavo fosse lo stesso Xatu che dall'inizio alla fine si teletrasportava continuamente. Invece no, è solo uno che si teletrasporta. Ok. Ora controllo un attimo la potenza di Rocciotomba, tanto per. Voglio un attimo vedere di nuovo quello Xatu. Sì, ok. Vabbè, e controlliamo 2 secondi con X, borsa, black market. Eh sì, infatti. Vediamo un po'. Devo per forza attivarla per vedere la potenza. Carracost, oddio, Carracosta ha mosse roccia. Ah, pietrataglio. 50, qui fa ancora 50 di potenza. Eh no, poi è stata tremendamente baffata. Oddio, tremendamente no. Però è stata ampiamente baffata su Sole e Luna. 60 di danno e 95 di precisione. Cavolo, e forse anche più punti potenza, se non mi ricordo male. Se la memoria non mi inganna. Ora andiamo finalmente avanti. Quello che mi interessa è sconfiggere i Natori, perché vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta. Tu, cosa fai? Vuoi metterti in mezzo ai nostri affari? Ma perché mi avete fatto... Vabbè dai, non importa. Bianca e Bernie. Arcen. Adoro Arcen come Pokémon, ragazzi, davvero. Mi ero fa... Anticipo. Non mi ricordo mai cosa fa anticipo. So che non sei tipo lotta con priorità. Non mi ricordo quanta però. E stavo dicendo una cosa che mi sono dimenticato. Sbigo attacco, vabbè. GG. Sì, stavo dicendo una cosa, me lo sono già dimenticata. Bene, così. Il puntatore, perfetto, ok, è nascosto. Nessuno ti ha insegnato a stare al posto tuo? In realtà sì. È già difficile vederti con questi occhiali da sole. In effetti, ma magari potresti anche toglierteli. Dei PC che non riesco a prendere perché vado veloce. Pepita, perfetto. Tu? Ogni giorno ho a che fare con combinaguai come te. Davvero? Patrizio, c'è gente come me? Nel senso, lo so che è una frase fatta. Ah, ok. L'abilità. Deve avere un'abilità particolare, Nuzleaf. Una di quelle artificiali, tipo pacifista. Driftblim. Madonna, ragazzi, questi livelli sono qualcosa di assurdo. Scoppio? No, fuoco al nastro. C'ha scoppio? Altrimenti, cosa aveva come abilità? Non mi ricordo. No, non ha scoppio, fortunatamente. Ok, questo non era previsto. E dire che mi pagano per situazioni come queste. Ah, buon per te. Fausta, ci rincontriamo, anzi ci risentiamo. No, non funziona, meglio così, tempo risparmiato. Ci sono due tipi di commercianti, quelli che seguono la legge, che rispettano i loro clienti e che chiudono dopo qualche mese per fallimento, e poi ci siamo noi. Ah, capisco. Oggi il capo è di cattivo umore, non ti conviene andare da lui. Oh, sì che ci andrò, ciccio. Igino. Miau! Bello lo sprite in movimento! È quello di bianco e nero. Non lo so.
Comunque mi dà un po' fastidio velocizzare, ragazzi, perché mi sembra di star saltando robe quando non è vero, per carità. Oh mio dio, Toxicroak è un altro Pokémon che adoro e che avrei voluto usare su Platino. Ma ho dovuto scegliere quella squadra. Se ci tieni tanto, ti lascerò andare. Lo avrei messo al posto di Roserade, ma così avrei avuto 5 tipi fisici, anzi 5 Pokémon fisici e uno speciale, ovvero Magneson. Quindi no, meglio di no. Non mi fido di queste pedane. Ho riparlato col tizio Ambrosia. Mi viene in mente il grido di battaglia. No, scusate, il praticamente una carta di Hearthstone, che è il tiranno arcano. Quando viene evocato dice: "Oh, che essenza meravigliosa!" E quando attacca dice Ambrosia. Non lo so, mi viene in mente, ragazzi. Sono cose che ricollego inconsciamente, come piace dire a me, inconsapevolmente. Entra un po' a fatica, saremo pure di livello. Non mi fido nemmeno di te. Va bene, scusami. È facile perdere il senso d'orientamento quando viene teletrasportata da un posto all'altro. Lui invece cosa diceva? Avrà intuito che non ci piacciono gli ospiti indesiderati, ma guarda, non l'avrei mai detto. La soddisfazione del cliente è e deve essere proporzionale alla nostra. Ah, ho capito. Si fanno anche gli affari loro. Se hai da lamentarti, fallo con noi. Quanti... Iole. Ok, quanti allenatori però? Per carità, mi va benissimo, Li sto, come si dice nel mio dialetto, desfando. Ovvero distruggendo. Sì, è nel mio dialetto, ragazzi. Sunkern, oh mio dio, il Pokémon che si autodistrugge. Il meme, ragazzi. Che poi non mi ricordo perché. Aveva a che fare con la descrizione, se non mi sbaglio. Soddisfatto o allontanato? Non più rimborsato. Ho fatto il mio dovere. Mi hai rallentato per caso? Ho una cattiva notizia per te. Le solite frasi. Faccino. Faccinoroso. Insolenti, disobbedienti, faccinorosi e rompicoglioni. Questa è una canzone dei Nano of Steel. Le bestie di Satan. Bestie di Satan. Bellissima, l'ho ascoltata prima. Ascoltateli, ragazzi. Fatevi una cultura. Belze vi consiglia solo robe buone. Solo ed esclusivamente robe buone. Ho dimenticato cosa volevo dirti. Adesso lo ricorderai. Il capo non te la farà passare liscia. Mi sa che non era quello. Via l'acceleratore. Non ho tempo da perdere. Portatelo fuori dal mio ufficio. Ok, possiamo rimettere l'acceleratore. Ah, ho lotte in doppio. Jacopo e Marcello. Li avevo già incontrati questi, ragazzi. Parasect e Seeking. Esatto. Oh, Larry, bentornata. Bentornato, bentornata, oddio. Allora, ce la potremo cavare molto velocemente in realtà, senza fare troppe mosse super efficaci, eccetera, anche se l'ho fatto lo stesso. Sì, ho tolto l'acceleratore, ragazzi, per non rischiare, però magari lo rimetto. Livello 71, ottime statistiche, davvero. Ok, perfetto, l'ho tolto. Sì, si è tolto, perfetto. Seeking, re del mare, semplicemente, ragazzi, Seeking. Vabbè, Gardevoir 51, può sempre tornare utile. Nidorina, è vero che hanno, giusto, è vero, però devi riaccelerare però, perfetto. Carineria su Gurdur, anche se rimango senza, è un po' un problema. Psichico, obviously, su Nidorina. Lo stesso uso mosse super efficaci, ragazzi, è solo per velocizzare la lotta. E tra l'altro, ragazzi, piccola cosa che vi dico, sono andato ieri, 12 marzo, a vedermi la partita della Juve in bar con i miei amici e mio Dio quanto ho urlato. Mamma mia, ragazzi, che remontada, prendi questo Simeone. Scusate, ragazzi, cavolo, assurdo, questa è nuova, va bene, pochi soldi per essere in due. Ok, basta con questo spettacolo penoso, allontanatevi. Mi chiamo Leo Luca e gestisco questa organizzazione. Spediamo merce di ogni tipo che per un motivo o per l'altro è bandita ad Owen. La mia attività non è esattamente legittima, perciò ho sempre bisogno di gente alle mie dipendenze. Di allenatori forti come te non se ne vedono molti. In circostanze normali ti farei un'offerta per lavorare per me. Ma la nostra organizzazione ha una certa reputazione. Non posso lasciarti andare così. I miei rivali penserebbero che non siamo in grado di gestire una semplice interferenza. Peccato che tu sia venuto fin qui a vuoto. Ma sai com'è? È così che funziona il mondo. Il pesce grande mangia sempre più piccolo.
Capo, Black Market, Leo Luca. Quando sto zitto, ragazzi, è sempre per farvi sentire la canzone, ragazzi. L'ho detto due volte, lo so. Ok, lotta abbastanza easy. Vediamo se posso farvi sentire un po' la musica nel frattempo, ragazzi, senza velocizzare. Ok, ok, direi che può bastare. Oh, Garchomp, no, ho finito le... Oh, vabbè, dovrebbe bastare lo stesso metà testata. Livello 52. Ho finito le carinerie. Mi sembra giusto. C'è carta vetro, giusto? No? Cosa aveva l'abilità? Qual era l'abilità di Mega Garchomp? La cura nascosta di Garchomp era carta vetro. Oddio, non mi ricordo qual era. Non è ferro mascella. Unghie dure, no, nemmeno. L'ho dimenticato, ragazzi, però è stato troppo facile. In realtà me lo aspettavo. 60, va benissimo. Onda calda. Onda calda. No. No. No, assolutamente no. Vuoi evitare? Sì, lo voglio evitare. C'avevo un sospetto, Luxray, posso restare. Però non ero sicurissimo e ho preferito stare zitto. Però mi serve assolutamente anche a me la pietra chiave. Mi serve sapere da Lex se si può tornare indietro. Ah, è vero che è poco efficace. Troppo forte. Bravissimo, diminuisciti la difesa. Dovrei finirlo con l'ultimo metà testata. Con il prossimo. La prossima metà testata, scusate. Lex, fammi sapere se posso materialmente tornare indietro a prendere la pietra chiave. Perché lo faccio subito, off camera, davvero. Instant. Wobbuffet, oh no. Wobbuffet è un problema. Wobbuffet è un problema con riflesso e specchio velo. No, era riflesso. No, era contatore. Appunto. Non ci credo, non ci credo, l'ho predictato. Vabbè, era ovvio. Ah, vai Larry, è arrivato... No, andiamo a Caracosta, ragazzi. Quanto è bello come Pokémon. Acquagetto non so mica se basta. Come l'ho detto, basta. Provo lo stesso, ragazzi. Fantastico, mio Dio ragazzi, grazie Petra, oh mio Dio, idropompa, oddio, avendo la natura ardente, sì ragazzi, sì, lo faccio, sì, ardente era meno difesa... O la... non mi ricordo. La mite è l'altra difesa. Incredibile. Lo ammetto, ho fatto una figuraccia. Cosa vuoi da noi? Fai parte di un'altra organizzazione? Sei qui per spiarci? Il debito di Alga. E ti sei fatto strada fin qui soltanto per parlare del suo debito. Questa è bella. Un altro paio di minuti e avresti incrociato uno dei miei dipendenti, venuto a scusarsi per l'errore. Abbiamo già informato la signorina Alga che è stato un disguido da parte nostra. Il suo debito è completamente estinto. Ho già istruito i miei felici dipendenti su quel che succede quando rovinano la fiducia della nostra clientela. Inoltre abbiamo un numero di telefono, sai? Ah, abbiamo registrato il Black Market. Non è che suona benissimo, ma devo ammetterlo. Non accade ogni giorno che qualche giovane natore si faccia strada nella tana del leone per motivi altruistici. Accetta questo regalo assieme alle mie scuse. Un PDA. È un PDA sviluppato per connettersi ai nostri negozi e come sussidio per qualsiasi allenatore. Compra il più possibile da noi e spargi la voce, mi raccomando. Ok, sono stati 5 minuti più strani di sempre, è ora di rimettersi al lavoro. Puoi andare. Controlla il PDA premendo il tasto D e chiudilo premendo ancora D. Sì, giusto. Ok.
L'ho fatto, però mi sa che non posso farlo dalle informazioni, giusto? Allora, lo facciamo subito, ragazzi. Wow! Poche passaggio! Oh mio Dio! Perché con D prima attivavo soltanto il telefono. Cura squadra, 500 cosa? Soldi? Poche dollari? Allora, un attimo. Fermi tutti. Poche carta. 66164. Posso sprecarne altri 500. 66164, quindi dovrei essere a 656. Insomma, si vede, si vedrebbe. Oh mio Dio. Sì, ok. Oh, Madonna, ragazzi, posso salvare e curarmi la squadra quando voglio, al costo di soli 500 poche dollari. Poi, sistema memoria Pokémon. Impossibile rilevare impronte digitali. Bypass black market attivo. Accesso in corso. Oh mio Dio! No, no, no. Oh, ma è una cosa fantastica, ragazzi! Oh mio Dio! No, no. Un attimo, no, un attimo. Controllo questo strumento, per di qua, giusto? Abilità ribelle! Ho capito, non serve che si apra ogni volta. Mi prenderò un po' di minuti, ragazzi, però voglio analizzare tutto il PDA e tutta questa stanza. Non mancare di rispetto al capo, oppure io mancherò di tatto con te. Sei così cattivo? Non ti perdo di vista. Ah, lui di vista e lui di tatto. Ok. Qui c'è un mappamondo. No, ok. Una mappa di Oen, un foglietto. Chi si lamenta che esiste un'etichetta con il prezzo sui sogni degli uomini? Evidentemente ha un prezzo troppo basso. Chi si lamenta che esiste un'etichetta con il prezzo sui sogni degli uomini? Sì, bella come frase. E quel foglio lì non posso leggerlo, ragazzi. Uguali diritti, uguali profitti. E vabbè. Allora, finiamo il PDA. Allora abbiamo cura la squadra. Sistema memoria Pokémon. Poche carta. Poche passaggio. Non ho nulla, però. O è perché sono dentro il black market? Anzi, più che altro perché sono dentro un edificio. Telefono. Alice, Sara, Oscar, nonna Candy, Davide, Black Mart. Voglio vedere se mi risponde qualcuno. Voglio vedere. Tra l'altro, un po' che non sento Sara. Parlo con Belze? Oggi non abbiamo sconti attivi. Prova a chiamare tra qualche giorno. Buona giornata. Ah, ok, Sara. È un po' che non ci sentiamo, in effetti. Starà andando tutto bene? Sara non risponde. Non risponde mai quella put... Scusate. Direi di riparlare con Leo Luca. Ho del lavoro da fare. Puoi usare la pedana alle tue spalle per tornare a Ferruggipoli. Ok, se io uso questa, ritorno qua. Ok. E ora prenderò la pedana giusta. E si è girato. Oh, ok. Scusami, scusami. Ho sbagliato. Basta, basta. Swish. A proposito, il tuo nome? Belze. Ok. È un ascensore? Click. Quindi? La porta sembra essere già aperta. Ah. Oh. Quindi posso tornarci quando voglio. Inutile, però figo. Ok, ragazzi, missioni. L'asta, parte 4. A quanto pare si è trattato di un malinteso e l'errore era tutto dalla parte del black market. Leo Luca, il capo dell'organizzazione, dopo una cocente sconfitta, si è rivelato più cordiale di quanto previsto. Infatti non me l'aspettavo. Come segno di scuse ti ha regalato un PDA e ha confermato che il debito di Alga è, senza alcun dubbio, estinto. Ero convinto di averlo già preso il PDA, ma è stato un errore mio. È il momento di avvertire la diretta interessata presso lo scalo di Petalipoli. Per scendere devo andare con la W, ricompensa, eccetera, eccetera. Avvisa Alga che il suo debito è annullato. Ok. Programmi per il poche passaggio davanti alla casa d'aste. Dopo aver ottenuto un PDA. Oh, si resta qua, ragazzi. Si resta qua. Oh mio Dio, quante cose. Oh mio Dio, quante cose. Allora, fermi. Quindi. Il poche passaggio è vuoto ed è giusto, perché devo fare la missione. Il telefono è sempre quello, e mi secca chiamare tutti quanti perché tanto non mi risponde nessuno. Ho sbagliato pulsante per l'ennesima volta. Negozio black market. Benvenuto nel nostro negozio a distanza. In cosa posso esserti utile? Oh mio Dio! Oh Cristo! Strumenti, compra.
Oh sì, c'hanno più roba. C'è il Poke Gingillo, la Rete Ball, la Sub Ball, la Minor Ball. Ecco, la Minor Ball non è la stessa della Level Ball, quella che c'ho già. Timer Ball, Cura Ball, Velox Ball, Level Ball, eccola qua infatti. Ma non saprò mai, ragazzi, di che livello inferiore. No, non lo saprò mai. Mi dispiace questa cosa di non poter leggere il resto della descrizione. La Peso Ball, Love Ball. Oh ragazzi, dobbiamo vedere tutto quanto. No, fermi, fermi. Oh mio Dio. Allora, facciamo un paio di cose per volta, ragazzi. Ti vendo quello che posso venderti. Allora. La pepita. Sì. Il Pokémon non ti ascolta mai, ma le sue mosse sono più potenti. Abbiamo visto anche questo, ragazzi. Ho un po' di soldini per comprarmi qualcosa più avanti. C'è stato un casino. C'era una corriera che è passata vicina, ragazzi, perché ho la finestra leggermente aperta. Questo episodio verrà un po' più lungo del solito. Non mi interessa, ragazzi. Per adesso non venderei nient'altro. Qua nemmeno. La Premio Ball la possono comprare, sì, ma non la venderò mai. Le MT no, le bacche me le tengo e basta. No, ho sbagliato, volevo premere X. Tu invece vendi sempre le stesse cose? Sì. Ricarica Totti ne ho prese alla fine, vero? Le prendo adesso, le prendo. Buono, ragazzi! Oh mio Dio, sbaglio pulsante perché sono emozionatissimo. Fatemi controllare soltanto una cosa del black market. Allora, sì, no, vitamina. Un po' brutta questa cosa, ragazzi, che ogni volta devi rifare tutto da capo. Vitamine, bacche, pietre evolutive, mosse, strumenti di lotta, Pokémon, informazioni, novità. Pokémon, cosa vendono? Meryl, Meryp, Grimer, Baltoise, Zubat, Yamma, Pinsir, Litwick, Mienfus, Fialo, Octillery, Aron, Solosis. Oh mio Dio. Cioè, vendono Snivy e Dewott, ma non vendono Tepig. Ok. Phoebus, Dino. Si legge Dino, ragazzi. Perché è Ein, Zwei, Drei. Dino, Zweilos, Hydreigon. Ragazzi, mi fermo davanti al Pokémon Market. Dovrò fare un sacco di cose nel prossimo episodio, non vedo l'ora. Per il resto, spero che questo video vi sia piaciuto. È venuto benissimo, ragazzi, assolutamente. Dipende tutto quanto, ragazzi, da fattori esterni. Ve l'ho sempre detto e ve lo ripeterò fino allo sfinimento. Al prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti.